ci sono decine e decine di canali, anche nell'Alta Val Baganza, che sono disastrati dopo l'alluvione del 13 ottobre del 2014. Andrebbero sistemati tutti. Non si riesce a fare, non viene fatto, però questo non deve togliere la soddisfazione né i meriti di quanti sono riusciti. Mi sto riferendo alla regione Emilia-Romagna, a quello che io continuo a chiamare genio civile, ai suoi tecnici, ai suoi dirigenti, che sono riusciti a ottenere dei finanziamenti per sistemare quelli più pericolosi o in prossimità delle abitazioni, come qui a Casa Selvatica e come quello del mulino di Chiastre. Poi più avanti, nelle prossime settimane, verranno sistemati anche alcuni canali della grande frana del Cervellino, per evitare che si ripeta quella frana. Sono lavori, come dicevo, importantissimi, che andrebbero fatti, anche se tutto il nostro territorio ormai è abbandonato. Questi canali si sono alzati in modo particolare, la vegetazione li occlude, e noi abbiamo visto che il 13 ottobre 2014 sono tutti esondati e l'acqua usciva come dei proiettili dai tubi, dai sottopassi, dai ponti, e allagava anche tutte le proprietà private. Per fortuna è durata poche decine di minuti, altrimenti avremmo avuto delle disgrazie che bisogna prevenire. Non si sta facendo, e quindi io ringrazio quelli che sono riusciti a ottenere questi finanziamenti da parte della regione, da parte del genio civile, e ringrazio i giovani che lavorano nel genio civile, perché sono veramente bravi e meriterebbero più risorse per dare una sistemazione a tutto il territorio, come hanno studiato e come saprebbero fare.